Tuo figlio va in collera con molta facilità e non si tira indietro quando c'è da dire no ad una tua specifica richiesta. È facilmente litigioso e anche se un altro adulto, come un insegnante per esempio, gli chiede di fare qualcosa, lui non solo si rifiuta di fare il compito, ma sfida apertamente, magari anche con una certa veemenza, ed è aggressivo. No, non voglio, non lo faccio, sono le risposte preferite di tuo figlio. Oppure si comporta male e poi accusa gli altri. Non è colpa mia, sembra essere la sua frase di riferimento. Sono Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Oggi ci occuperemo di bambini cosiddetti capricciosi. Cosa puoi fare se la risposta di tuo figlio ad ogni tua richiesta è sempre no? In pratica, hai davanti un bambino difficilmente gestibile perché tende ad opporsi quasi per principio ed a sfidare te, ma anche gli insegnanti e comunque praticamente gli adulti. Questo bambino ha crisi di rabbia alla minima preoccupazione, vera o presunta, e tu? Nonostante lui abbia pochi anni, a volte hai addirittura timore perché non sai da che parte prenderlo quando si tratta di chiedergli di fare qualcosa o di smettere di fare qualcosa. Per comprendere se si tratta di un semplice essere oppositivo o se abbiamo di fronte un vero e proprio disturbo del comportamento, ossia il disturbo oppositivo provocatorio, è necessario che il tuo bambino sia valutato da uno psicoterapeuta. Ma adesso ipotizziamo che il tuo bambino sia semplicemente oppositivo. Già questo suo comportamento infatti ti mette in difficoltà. Non sai proprio come fare e delle volte ti senti addirittura perso, che alla fine ti viene di rispondergli arrabbiandoti molto. Oppure, per evitare che lui esageri con i capricci, alla fine lo accontenti fin troppo. Niente paura né sensi di colpa. La tua è una reazione normale, anche se purtroppo non è quella più giusta. Tieni conto che un bambino oppositivo può essere veramente stressante e può riuscire a tirare fuori il peggio di ogni genitore. Per fortuna però esistono validi metodi per risolvere questo problema ed aiutare te e soprattutto il tuo bambino, perché anche lui, con questo suo comportamento, sta esprimendo un disagio che va analizzato per poter trovare una soluzione. È evidente che questa analisi deve essere fatta da uno psicoterapeuta esperto che però ovviamente non vive quotidianamente con il bambino, ma deve invece poterlo osservare in una situazione più verosimile possibile. Il primo problema che si pone dunque è proprio come procedere per un'accurata analisi. Personalmente, prima del supporto tecnologico, vedevo questi bambini nel mio studio almeno una o due volte prima di poter intervenire sui genitori dando loro specifici consigli. Ovviamente il bambino, una volta arrivato nel mio studio, non si sentiva libero di comportarsi come a casa sua. La mia presenza, l'essere in un contesto diverso o il sentirsi sotto osservazione erano fattori che condizionavano molto il bambino, che non poteva certo comportarsi come se niente fosse. Infatti, o si sentiva inibito o peggioravano di molto le sue reazioni. Questo era però allora l'unico modo per poter effettuare un'osservazione, tranne quando ovviamente era possibile andare direttamente a casa della famiglia. Ma anche in questo caso si potrebbe dire che l'osservatore disturbava in qualche modo la scena da osservare. Grazie alla tecnologia abbiamo ormai superato questi limiti. Io lavoro online da tanti anni, sicché posso affermare che la cosa più semplice e che dà anche i migliori risultati è osservare il tuo bambino con la videocamera durante un normale colloquio online con te o con entrambi i genitori a seconda dei casi, così che io sarò in grado di valutare il comportamento di tuo figlio senza il filtro del tuo racconto, scusami, o interferenze, ma osservando direttamente e discretamente il tuo bambino in azione nel suo ambiente naturale durante alcune vostre interazioni.
Ciò mi aiuterà a cogliere i comportamenti disfunzionali e quindi ad apportare le necessarie correzioni, suggerendoti nuove modalità di interazione con tuo figlio. Quando il bambino inizia ad essere più grande, sarà poi possibile parlare anche con lui e poter operare in un ambiente non istituzionalizzato fa sì che il terapeuta, anzi la terapeuta nel mio caso, non sia vissuta come una figura sanitaria e quasi di potere, quindi come una figura contro la quale opporsi, anzi, ma come una figura amichevole, non più la dottoressa Pietro Paolo, ma semplicemente Patrizia. Sempre in questa ottica, la terapia online risulta valida perché se da una parte permette al bambino di stare a proprio agio nel suo ambiente, dall'altro non lo fa sentire osservato dalla dottoressa in terapia, cosa questa che soprattutto in un bambino oppositivo può avere dei risvolti negativi, in quanto, accorgendosi di essere in terapia, può opporsi proprio alla terapia stessa. Anche se è difficile trattare un bambino positivo senza l'aiuto di un professionista esperto, ci sono comunque alcuni accorgimenti che puoi provare ad utilizzare, che aiuteranno te e il tuo bambino e anche agevoleranno il lavoro del professionista che eventualmente ti seguirà se deciderai di iniziare una psicoterapia cognitivo-comportamentale, che è il trattamento di elezione in questo caso. Ma allora, tu cosa vuoi fare tutti i giorni? Vediamo queste chiare e fondamentali prescrizioni. 1. Innanzitutto mantieni la calma. Lo so, non è facile. Un bambino positivo può essere una vera sfida. Ma per il bene di tuo figlio, fai un bel respiro e non reagire immediatamente e soprattutto non reagire in modo esagerato. Dai tu per primo a tuo figlio un esempio pratico di comportamento corretto e di gestione della rabbia. Se devi mostrare una reazione, un'emozione di fronte a certi suoi atteggiamenti, molto meglio se ti dimostri dispiaciuto invece che arrabbiato. 2. Sii chiaro sulle regole e sulle conseguenze delle disobbedienze e soprattutto, dato che di solito i genitori sono due, siate coerenti nel vostro comportamento. Ovviamente le discutete prima e vi mettete d'accordo, ma una volta decisa una strada, seguitela entrambi ed applicate con costanza le regole che avete deciso. Ricorda assolutamente di evitare di cadere in una lotta di potere con il tuo bambino. In altre parole, scegli quali regole sono veramente importanti e concentrati su di esse, lasciando perdere le piccole cose. Terzo, cerca di avere un atteggiamento positivo. Un bambino non è oppositivo 24 ore su 24. Quando segue le regole e si comporta bene, elogialo in modo da rafforzare quei comportamenti che sono proprio quelli desiderati. Magari fagli anche un piccolo dono che simboleggi quanto il suo comportamento positivo sia importante per te. Quarto, passa poi con lui del tempo, che non deve essere necessariamente tanto tempo, ma deve essere tempo di qualità però. Fate insieme qualche attività piacevole, così che tuo figlio possa sentire che per te lui è importante, a prescindere dal suo comportamento. Quindi, ricapitolando, mantenere la calma, regole chiare, atteggiamento positivo e tempo di qualità. Ricorda quindi che il fulcro di tutto, comunque, è il tuo stile educativo ed è assolutamente necessario modificare alcuni tuoi comportamenti con i consigli che ti ho appena dato per renderli più efficaci nell'ottenere risposte comportamentali più positive e meno oppositive da parte di tuo figlio. Spesso, in questi casi, può essere meglio rivolgersi ad uno psicoterapeuta, ricordandosi che la terapia per un bambino positivo non può riguardare solo il bambino direttamente, ma riguarda tutta la famiglia. È necessario, infatti, un intervento formativo sui genitori ed eventualmente anche sugli altri membri della famiglia, per sviluppare e raggiungere obiettivi condivisi, per rendere migliore la comunicazione tra i vari membri della famiglia e per rendere il gruppo familiare coeso e in grado di lavorare sinergicamente sullo stesso obiettivo. Ciao!
presto.